Benvenuti amici a questa seconda parte del racconto dedicato alla carriera di Albertone Tomba. Lo avevamo lasciato nel febbraio 92, quando alle Olimpiadi di Albertville era entrato definitivamente nella leggenda, divenendo il primo sciatore della storia a vincere l'oro in due edizioni diverse dei giochi, un'impresa celebrata addirittura con una prima pagina del New York Times, circostanza questa senza precedenti per uno sportivo italiano. A segnare il 92 di Albertone, però, non è solamente lo sci. Infatti, sarà la ribalta della cronaca all'inizio della storia d'amore con Martina Colombari, fresca Miss Italia di 16 anni, 9 in meno del 25enne Alberto. La loro storia durerà quasi 5 anni e li renderà la coppia più glamour e discussa del paese. Ma la love story, se da una parte fa sognare tanti italiani, dall'altra presta il fianco a quei critici sempre pronti a sottolineare gli eccessi di Albertone ogni qualvolta arrivano risultati negativi. Ed è quello che accade nella stagione post-olimpica 92-93. Tomba, pur a fronte di tanti podi, conquista solamente una gara di Coppa del Mondo e soprattutto conferma ancora una volta la maledizione dei mondiali, la cui edizione 93 si svolge in Giappone nel mese di febbraio, in condizioni climatiche di continuo maltempo. Una volta giunto sul territorio nipponico, Alberto viene colpito da un forte virus che lo blocca a letto per diversi giorni, gli farà perdere ben 4 kg e soprattutto lo costringerà a dare forfait per il gigante. Il giorno dopo è prevista la prova di slalom. Con un grande sforzo Tomba si mette in pista per rispetto dei tifosi, ma non può essere competitivo e si ritirerà dopo soli 38 secondi. La beffa mondiale, però, unita alle critiche, dà ad Alberto nuova linfa e nuove motivazioni. Nella stagione 93-94 regalerà al suo pubblico ben 4 trionfi in Coppa del Mondo e la vittoria della Coppa dello Slalom, ma soprattutto una delle gare più iconiche della sua lunga carriera. Il contesto sono le Olimpiadi invernali di Lillehammer, in Norvegia. Sono passati solamente 2 anni dalle Olimpiadi di Albertville, ma proprio in quell'anno il CIO ha stabilito di interrompere la compresenza nello stesso anno di Olimpiadi estive e Olimpiadi invernali. Quindi proprio da quel 94 comincia l'alternanza negli anni pari di giochi estivi e giochi invernali che dura ancora oggi. Inizialmente, però, per Alberto, quei giochi norvegesi sembrano da dimenticare. Mercoledì 23 febbraio esce la seconda manche del gigante, ed anche nello slalom della domenica le cose paiono mettersi male. Nella prima manche Tomba sbaglia sci e chiude addirittura 12esimo, lontanissimo dal primo, staccato di quasi 2 secondi. Anche la seconda manche, che pure è ovviamente migliore della prima, non sembra esaltante, condizionata da un paio di errori all'inizio della discesa. Al traguardo Alberto è sconsolato e lo stesso Gattai prevede dispiaciuto un epilogo senza medaglie. Ai microfoni di TMC il campione azzurro è triste, dice di non sapere cosa gli sia successo e della gara parla già al passato, come fosse un capitolo già chiuso e da dimenticare in fretta. Nei 10 minuti successivi, tuttavia, i milioni di italiani collegati alla televisione vivono un'altra domenica indimenticabile. Ad uno gli avversari di Tomba, che ancora devono svolgere la seconda manche, steccano tutti, chi uscendo, chi facendo errori. All'inizio Tomba quasi non si interessa neanche degli avversari, ma nel momento in cui i rivali che si lascia alle spalle cominciano ad essere 5, poi 6 e poi 7, Alberto, incredulo e sempre più emozionato, comincia a coltivare la speranza di una medaglia, che solamente 5 minuti prima sembrava un miraggio. E quando anche l'austriaco Sicora esce, Alberto è un passo dal podio. Ora mancano solo 3 sciatori, il primo dei quali è il tedesco Roth, terzo nella prima manche. Il teutonico parte, è carico, ma incredibilmente esce alla seconda porta. Tomba è aritmeticamente a medaglia e sul suo volto scende una lacrima di gioia. Dopo Roth tocca al norvegese Homod, ma anche lui si pianta al via. Alberto è secondo e piange dalla commozione abbracciando Robert Brunner, l'indimenticabile e indimenticato dirigente dell'Italski.
Dopo Aumont manca solamente Thomas Van Gassinger. E l'Italia a questo punto sogna un pazzesco oro, ma alla fine lo sciatore austriaco prevarrà per soli 15 centesimi, grazie al vantaggio accumulato nella prima manche. Tuttavia tomba il vero eroe di giornata, anche perché tutti gli errori degli avversari nella seconda manche certificano le condizioni non ottimali della pista e danno ancora più valore alla prestazione di Alberto. Dopo Lillehammer, l'idolo nazionale non si ferma. Anzi, intende agguantare gli ultimi due obiettivi rimasti, la Coppa del Mondo Assoluta e i Mondiali. La stagione 94-95 parte bene, con la vittoria nel primo slalom di Coppa del Mondo. Tuttavia, la settimana successiva tomba a rimedio un infortunio alla costola, che farà sentire i suoi effetti nella prova successiva di Coppa, in programma in Val d'Isère. Nella prima manche Alberto riesce a gareggiare, ma il dolore è troppo forte, e decide così di ritirarsi rinunciando alla seconda manche. La sua scelta desta molte perplessità tra i tifosi e perfino tra lo staff azzurro. Ricordiamo infatti che Tomba punta a vincere la Coppa del Mondo gareggiando solamente in slalom e in gigante, quindi ogni gara è preziosa, ogni singolo punto può essere decisivo ai fini della conquista della Coppa del Mondo assoluta. Il campione di Castel dei Britti però è assolutamente convinto di quello che fa e dichiara: ci vediamo a Lech, vincerò le prossime tre gare. Lech è il piccolo comune dell'Austria da 1500 abitanti che avrebbe ospitato la tappa successiva di Coppa del Mondo, in programma due giorni dopo. È lì che il 20 dicembre Albertone zittisce critiche e perplessità, imponendosi nello slalom con un secondo e mezzo di vantaggio. Non contento, il giorno dopo, in un altro slalom speciale, regala l'ennesima gara che entra negli annali. Nella prima manche tomba il secondo dietro a Sicora, di soli due centesimi. La manche finale è quindi più che mai decisiva e Alberto l'affronta alla grande, realizzando un primo intermedio fantastico. Nella parte centrale della discesa però commette un errore e incrocia le punte degli sci. Come ricordò Bruno Gattai a Sfide, il 90% degli sciatori avrebbe perso l'equilibrio, ma il campione azzurro, con la sua reattività muscolare fuori dal comune, riuscì a rimanere in pista, sfidando le leggi della fisica. Il pericolo di vanificare tutta la gara e perdere punti preziosi in graduatoria è così scongiurato, ma comunque non sperano più nella vittoria, né Tomba né lo stesso Gattai, che infatti esclama: ha perso troppo tempo, ma sicuramente per un piazzamento ce la può ancora fare. Il tono di Gattai è in realtà ottimista, come a dire: tranquilli, Alberto non può vincere, ma comunque un piazzamento importante è ancora alla sua portata. Invece, quando Tomba arriva al traguardo, è momentaneamente primo con ben 77 centesimi di vantaggio, eppure il diretto interessato è senza parole, come dimostrano i suoi eloquenti gesti. Deborah Compagnoni, emblema della nazionale femminile di quegli anni e sua amica personale, dirà in seguito che inizialmente Alberto era convinto che il cronometro del suo tempo fosse sbagliato. Ora comunque manca ancora Sicora e sono in pochi a credere nella vittoria. Tomba era già indietro alla fine della prima manche e con quell'errore sembra impossibile che possa superare il campione austriaco. Ma incredibilmente al traguardo Sicora è secondo, proprio di due centesimi, a dimostrazione che la seconda manche di Tomba, tolto quell'errore, è stata superlativa. Alberto diventa letteralmente il volto dell'incredulità, mentre Gattai e gli italiani in TV esplodono di gioia. Il giorno seguente Alberto si aggiudica anche il gigante in Alta Badia e completa così una tre giorni da leggenda. Tomba ha mantenuto la promessa, ha vinto tre gare successive, ma non gli basta. Anzi, trionfa anche nelle cinque gare seguenti, portando a 10 la striscia folle di vittorie consecutive. In classifica è imprendibile e il 18 marzo, alle gare finali di Coppa del Mondo, che quell'anno si svolgono proprio in Italia, a Bormio, Albertone trionfa nel gigante di fronte ad una folla da stadio di oltre 40.000 persone, conquistando con larghissimo vantaggio la Coppa del Mondo generale, a 20 anni esatti di distanza dalla vittoria del suo allenatore Gustav Töni, ultimo italiano a farcela.
Dopo anni di seguimento, il campione di Castel De Britti è riuscito finalmente in un'impresa che in pochi all'inizio credevano possibile. Oltre alla Coppa Generale, grazie a 11 vittorie su 12 gare disputate, Tomba conquista anche le coppe dello slalom e del gigante, realizzando una magica tripletta. Albertone impazzisce di gioia e per festeggiare prima della premiazione finale si fa tutta la discesa della pista in bermuda, maglietta e bandana, salutando e dando il 5 a migliaia di tifosi. Sul podio, vestito con un pantalone elegante e una camicia coperta dal pettorale giallo, mentre la folla in delirio prima si commuove e poi dedica il suo trionfo a tutta la gente che invaderà le strade di Bormio per festeggiare tutta la notte. Conquistata la Coppa del Mondo, ad Alberto mancano solamente i mondiali, che sono il grande obiettivo della stagione 95-96, ma che al tempo stesso sembrano gravati da una maledizione. Tolto il bronzo di Cramontana dell'87, infatti Alberto è andato incontro solamente a delusioni, tra virus, errori e sfortune varie. Anche il Mondiale 96, in programma a Sierra Nevada in Spagna nel mese di febbraio, non sembra affatto nascere sotto i migliori auspici. Innanzitutto la competizione si sarebbe dovuta svolgere nel febbraio 95, proprio nel momento di massimo splendore di Tomba, ma caso unico nella storia fu rinviata di un anno per mancanza di neve e per le temperature primaverili nei luoghi dove si sarebbe dovuto gareggiare. In più, oltre a questa beffa del destino, che sembra già nascondere i cattivi presagi, si aggiungono anche due feroci polemiche che avvolsero Tomba nelle settimane immediatamente precedenti i campionati del mondo. La prima ha origine il 17 dicembre in Alta Badia. Alberto è arrivato terzo nel gigante ed ha appena ricevuto la coppa sul podio. Ma guardando giù, tra i tifosi, scorge una sagoma, un volto, quello del fotografo Aldo Martinuzzi. Nell'88 Martinuzzi aveva fotografato Tomba nudo all'uscita di una sauna e senza autorizzazione nel settembre 95, a distanza di 7 anni, aveva venduto quelle foto a settimanale Eva 3000 e Alberto se le era ritrovate pubblicate, andando ovviamente su tutte le furie. Così, scorgendo il fotografo, come in altre circostanze, Alberto si lascia guidare dall'istinto e scaglia su Martinuzzi prima la bottiglia di champagne e poi addirittura il trofeo, causando ferite alle dita della mano destra di Martinuzzi, che denuncerà Tomba, dando inizio ad una vicenda giudiziaria che si chiuderà 10 anni dopo, con un accordo economico tra le parti. Il gesto di Alberto lo mette per l'ennesima volta nell'occhio del ciclone, un po' come era accaduto l'anno prima, quando, per bypassare una lunga coda di automobili verso Cortina, aveva usato il lampeggiante che aveva in dotazione come appartenente all'arma dei carabinieri, che era il corpo in cui con orgoglio aveva scelto di arruolarsi come sportivo. A complicare le cose c'è anche la situazione sentimentale di Alberto, che in quel 95 si lascia con Martina Colombari e che, oltre allo stress dovuto alla fine di una lunga storia, deve affrontare anche l'assalto quotidiano dei paparazzi, in cerca continua di nuovi flirt. La seconda polemica monta invece pochi giorni prima del Mondiale. La rassegna iridata, infatti, si terrà a Sierra Nevada, nel profondo sud della Spagna, a pochi passi dal Marocco. Intervistato dalla TV tedesca RTL, Tomba confida la sua curiosità di gareggiare in un luogo molto vicino al confine con l'Africa, ma le sue parole, perlomeno a detta di Albertone, vengono tradotte male e passa invece il messaggio che il campione, virgolettato, si è lamentato perché i mondiali si terranno praticamente in Africa. Queste dichiarazioni arrivano ovviamente subito in Spagna e il risultato è che per la prima volta nella sua carriera Tomba si troverà a gareggiare con l'ostilità aperta del pubblico. Insomma, per tutte queste ragioni la rassegna iridata da Sierra Nevada sembra nascere sotto una cattiva stella. Saranno invece mondiali indimenticabili. La prima gara di Alberto si disputa venerdì 23 febbraio ed è il gigante. Alla fine della prima manche è in testa con 65 centesimi di vantaggio sul secondo. Nella seconda manche, però, alla nona porta, Tomba si sbilancia, scivola, sembra cadere. Sono attimi lunghissimi, in cui quell'agognato titolo mondiale, ora ad un passo, sembra svanire, forse per sempre. Ma ancora una volta, come Alec 2 anni prima,
tomba, trova chissà dove le forze per non cadere e proseguire. Ero molto carico, volevo arrivare per forza alla vittoria, doveva essere la volta buona, non potevo deludere ancora i mondiali. In quel colpo di reni ci ho messo tutta la forza che avevo. Dopo una prodezza del genere, il titolo non può sfuggirgli. Alberto è perfetto nel resto della discesa e arriva al traguardo con 44 centesimi di vantaggio sullo svizzero Kalin e conquista finalmente quella loro mondiale che per lui sembrava stregato. Ma i fuochi d'artificio in Sierra Nevada non sono finiti. Due giorni dopo, infatti, è in programma lo slalom e per gli italiani sarà un'altra domenica fantastica all'insegna di Albertone. Nella prima manche, a sorpresa, tomba stecca ed è solamente sesto. Alberto però non vuole mollare e nella seconda manche, porta dopo porta, tira fuori dal cilindro una discesa mostruosa e con una rimonta storica si aggiudica tra l'incredulità generale anche il titolo mondiale dello slalom, eguagliando l'impresa del suo mentore Gustav Tönn. Il campione di Castel dei Britti, felice come non mai, si concede all'abbraccio dei tifosi. E a proposito di abbracci, la persona che tomba abbraccia subito dopo la gara è ancora una volta Robert Brunner, che il giorno prima si era reso protagonista di un episodio leggendario. Il venerdì, infatti, Alberto aveva perso la protezione per la schiena, quella che si mette qua, mentre si scia. E il sabato, Brunner, allora, si recò a Granada per acquistarne una nuova, in un negozio per motociclisti, dato che la protezione è la stessa. Il problema è che, essendo sabato, trovò tutto chiuso. E allora cosa fece il mitico Robert? Fermò un motociclista per strada, gli spiegò chi era, di cosa aveva bisogno, andò a casa sua e gli comprò una delle sue protezioni. Fantastico. Ora, dopo quel mondiale che ha coronato una carriera irripetibile e tanti anni di lavoro sotto la guida di Gustav Tönn, Albertone potrebbe anche smettere. Ha conquistato tutto quello che c'era da conquistare ed è ormai un personaggio noto a livello planetario. Pensate che nel 96 riceverà un premio a San Francisco come figura italiana più rappresentativa, premio che l'anno prima era andato a Sophia Loren. Decide però di continuare perché non vuole mancare due appuntamenti, i mondiali in Italia al Sestriere previsti nel 97 e le Olimpiadi di Nagano nel 98. Invece salterà molte gare di Coppa del Mondo, un po' per scelta, un po' per guai fisici. Ai mondiali di Sestriere tomba regala un'altra delle sue magie. La rassegna parte male, con l'uscita di gara nel gigante e tre giorni dopo, quando si corre lo slalom, la gara a cui Alberto tiene di più, il campione in carica ha una pesantissima influenza che lo condiziona notevolmente, ma che decide di tenere nascosta ai tifosi. Nella prima manche tomba è solamente settimo e tra il pubblico enorme accorso al Sestriere serpeggia la delusione. Il tomba della prima manche e quello visto nel gigante tre giorni prima non sembra minimamente in grado nemmeno di poter immaginare una lontana rimonta. Nelle due ore che separano prima e seconda manche si rincorrono le voci su un possibile ritiro di Alberto e il padre, che sa dell'influenza e di quanto essa sia pesante, preme sul figlio affinché lasci la gara. Tomba però non ci sta e urla: «Non posso deludere tutta questa gente!» Alle 9:30 di sera comincia così la sua seconda manche e firma uno dei capolavori della carriera, rimontando e conquistando la medaglia di bronzo. Appena giunto al traguardo si butterà a terra, stremato, facendo fatica perfino a rialzarsi, mentre il pubblico impazzito, che ancora non sa di quell'influenza che nobiliterà ancora di più la sua prestazione, grida a gran voce il suo nome. Le Olimpiadi di Nagano dell'anno seguente invece saranno un flop per Tomba, che pure era arrivato in terra nipponica molto motivato e molto in forma. Il gigante, dopo un ottimo inizio, cade a terra e si fa male. Il dolore fisico di quella botta condizionerà anche la successiva gara di slalom,
che vede Alberto addirittura rinunciare alla seconda manche, dopo che nella prima aveva rimediato dal vincitore quasi 2 secondi di distacco. Sembra la fine malinconica e forse anche inevitabile di una carriera da romanzo. Alberto però non vuole assolutamente congedarsi in quel modo, anche perché sente ancora di essere il più forte, purché la forma lo sostenga. Decide così di presentarsi a Cramontana un mese dopo, quando sono in programma le ultime gare della Coppa del Mondo stagione 97-98. Anche in questo caso sembra che sia stato il destino a far sì che l'ultima gara della stagione fosse sulla stessa pista dove il campione emiliano aveva conquistato la sua prima medaglia mondiale, ben 11 anni prima. E per dare ancora più l'idea della chiusura di un cerchio, Alberto indossa il pettorale numero 9, lo stesso numero che aveva il 23 dicembre 84, alla famosa gara della montagnetta di San Siro. Sul tracciato elvetico tomba, riscatta le recenti delusioni e compie un'ultima impresa, prima di lui riuscita solamente a pochissimi grandi della storia dello sport. Chiudere vincendo l'ultima gara della carriera, che sarà la sua 50ª vittoria in Coppa del Mondo, la 35ª in slalom e che rappresenterà anche il suo 97esimo podio assoluto in carriera, oltre che il suggello sul record, aver vinto almeno una gara di Coppa del Mondo per 11 anni di seguito. Al traguardo, Albertone sollevato al cielo dagli avversari Buras e Jagge, i due norvegesi arrivati secondo e terzo, e lancia guanti e bastoni alla folla in delirio. Poi si butta a terra, con le braccia aperte, in preda ad un lungo pianto di commozione e dando vita ad un'immagine che sembra un quadro, o se preferite, l'ultima scena di un grande film. Ed in effetti è proprio così. Con quel fotogramma perfetto cala il sipario su quei sabati e quelle domeniche d'inverno, in cui l'Italia pranzava trepidando per lo sci. Giornate irripetibili che non torneranno più, ma che a oltre 20 anni di distanza sono ancora impresse nel cuore della gente, esattamente come il loro indiscusso protagonista, spesso sopra le righe, ma forse proprio per questo amato come pochi.